è uno dei nostri incontri classici quando vengono stipulati degli accordi commerciali importanti come questo. Nel caso specifico parliamo di un accordo con MyTaxi Italia, adesso ne parleremo in maniera approfondita, e abbiamo come testimonial Simone Verdi. Perché Simone? Perché c'era da scegliere un personaggio tra i nostri calciatori che potesse andare bene, non solo perché è bello, sorridente, ma perché utilizza il taxi come metafora per dire che viaggia molto. E dove va un calciatore come Simone Verdi? Non solo al cinema, ma gira tutta Napoli. Io credo che Simone sia un testimonial di Napoli straordinario, perché ha visitato praticamente quasi tutto quello che c'era da visitare. Mancano le chiese, però insomma arriveranno anche quelle, e quindi ci sembrava un ottimo testimonial, poi racconterà comunque anche lui. Io darei però subito la parola, presento innanzitutto sulla mia sinistra c'è Barbara Covilli, che è General Manager di MyTaxi Italia, che ringraziamo per essere qui. Grazie a voi. Simone Verdi lo conoscete, e conoscete probabilmente anche Serena Salvione, che tra poco vi racconterà di questo accordo, che è la nostra responsabile dello sviluppo internazionale della società e dei diritti d'immagine, cura i diritti d'immagine dei calciatori. Quindi io darei la parola a Serena, che ci racconta come mai abbiamo pensato di stipulare questo tipo di accordo, e poi la parola a Barbara Covilli. Prego Serena. Grazie Nicola, buongiorno a tutti, benvenuti, e soprattutto voglio dare un benvenuto a MyTaxi qui, insomma, in questa che è la nostra casa. Noi oggi siamo molto contenti di poter presentare insieme questo progetto e soprattutto orgogliosi di lavorare con una società internazionale come MyTaxi, che opera in tutte le principali città europee con dei numeri molto importanti che Barbara meglio di me poi vi saprà raccontare. In particolare è motivo d'orgoglio per noi il fatto che MyTaxi per la prima volta a Napoli ha deciso di lavorare con una squadra e ha scelto il Napoli appunto come primo partner, diciamo, calcistico per una sua campagna di comunicazione. E credo che questo derivi da due aspetti che sono fondamentali nella nostra strategia commerciale e nel posizionamento del Calcio Napoli. Uno è sicuramente il legame fortissimo con la città, quindi per un brand come MyTaxi che deve entrare nella città di Napoli, il fatto di poter scegliere come testimonial la squadra vuol dire che per loro, così come per noi, il Napoli in realtà rappresenta un'intera città, l'identità appunto di tutta la città, cosa che non molte squadre possono dire. E soprattutto, questo coinvolge appunto la presenza anche di Simone, la nostra strategia commerciale è unica per la gestione dei diritti d'immagine, quindi lavorando con noi MyTaxi ha potuto creare una campagna di lancio che non solo coinvolge il brand Napoli, ma anche un testimonial, che in questo caso appunto è Simone Verdi. Simone perché, come ha accennato Nicola e come poi vi dirà anche lui, essendo appunto nuovo nella città di Napoli, abbiamo pensato che potesse essere il testimonial ideale per rappresentare MyTaxi come uno strumento anche per conoscere la città, che sarà quindi utilizzato dai nostri tifosi e anche da tantissimi turisti che ogni anno e in maniera crescente visitano la città di Napoli. MyTaxi poi ha anche voluto con l'occasione creare e dare un regalo, fare un regalo ai nostri tifosi, quindi ci saranno delle promozioni dedicate alla città di Napoli, anche legate al nome di Simone, che adesso Barbara vi racconterà, per cui lascio la parola a Barbara per farvi raccontare un po' meglio la strategia d'ingresso nella città e poi vedremo anche la campagna. Grazie mille Serena, grazie mille a tutti per essere qua, buongiorno. Prima di tutto devo dire che siamo anche emozionati oggi per questa presentazione che facciamo nella città di Napoli. Abbiamo scelto di fare questa partnership con il Napoli Calcio perché la nostra vocazione è sicuramente una vocazione internazionale, in quanto noi siamo la prima app in Europa per la chiamata taxi, ma il nostro obiettivo è di diventare locali tutte le volte che noi ci affacciamo e cominciamo a lavorare in una nuova città. E quindi è stato naturale, una scelta naturale, decidere di affiancarci al Napoli Calcio, che rappresenta la città di Napoli, che vive nei cuori delle persone, dei napoletani, ed è stato quindi fonte di entusiasmo decidere di intraprendere questa strada insieme e di lavorare insieme nei prossimi mesi, da oggi che entriamo nella città di Napoli, lavorare insieme nei prossimi mesi.
Chi è MyTaxi? Vi rubo pochi minuti, chi siamo e che cosa facciamo? MyTaxi è un'app, è la prima app in Europa, come vi dicevo prima, per la chiamata taxi. Siamo nati nel 2009 in Germania, ad Amburgo, e siamo presenti in 11 paesi europei, in oltre 100 città europee, quindi da Londra, Madrid, Varsavia, Stoccolma, Vienna, Berlino, praticamente ovunque in tutta Europa, e abbiamo 100.000 tassisti registrati. Lavoriamo solo ed esclusivamente con i tassisti con licenza. Qua a Napoli lavoriamo solo ed esclusivamente con i tassisti con licenza del Comune di Napoli. In ogni città in cui noi entriamo studiamo strategie di marketing e commerciali che ovviamente sono diverse a seconda della natura della città in cui ci affianchiamo, anche se in realtà la chiave di volta per cui la nostra app ha avuto successo è perché ti consente di muoverti in diverse città europee con lo stesso tipo di tecnologia. L'app la scarichi nella lingua del tuo telefonino, quindi immaginate una persona che arriva in Italia dall'estero, scarica l'app arrivando qua a Napoli, ti geolocalizza, quindi immediatamente l'app riconosce dove sei e lancia la chiamata al tassista. La chiamata va sempre al tassista più vicino, questo per ovvi motivi, perché deve essere un tempo ridotto e deve consentire al tassista di arrivare in tempi brevi e al passeggero di non aspettare troppo. L'app ti dà la possibilità di vedere tutto il percorso che il tassista sta facendo per venirti a prendere, ma soprattutto nel momento in cui il tassista accetta la corsa, tu sai, e questa è la grande novità dell'app, chi è che ti sta venendo a prendere. Ti sta venendo a prendere Mario Rossi con la macchina Auris e con la targa tal dei tali. Nello stesso momento ovviamente il tassista sa chi è il passeggero che sta andando a recuperare, quindi c'è uno scambio di informazioni e di dati e di trasparenza che rende il viaggio in taxi e la corsa un'esperienza molto più trasparente, come dicevo prima, ma anche molto più sicura. È uno dei motivi per cui la nostra app è molto apprezzata anche dalle donne. Oggi sono molto contenta di fare una conferenza stampa e siamo ben in effetti ci sono due donne in un mondo maschile, insomma, per non dire maschilista. Molto maschile, insomma. Entrambi, il calcio e il mondo della mobilità, come immaginate, sono mondi molto maschili, e quindi oggi è una grande onore fare una conferenza stampa in due donne, perché è difficile, diciamo, in questi anni non mi è praticamente mai successo. E quindi, come vi dicevo, è un'esperienza diversa e molto trasparente. Abbiamo presentato pochi mesi fa uno studio che abbiamo fatto insieme all'Università Bocconi, in cui hanno analizzato l'esperienza lato tassista utilizzando l'applicazione. E in effetti uno degli elementi che è emerso da questo studio e che è molto importante è che cambia il rapporto tra il tassista e il passeggero, cambia la qualità del rapporto, perché nel momento in cui tu ti siedi in macchina e sai chi è che ti sta portando, basta che ci sia un buongiorno Mario, buongiorno Barbara, e già la relazione è completamente diversa e qualitativamente diversa, viene percepita da entrambi come un'esperienza qualitativamente diversa. L'applicazione poi ovviamente dà il vantaggio di poter sempre pagare tramite app, il che significa con la carta di credito. Ovviamente c'è anche l'opzione di pagare in contanti, ma diciamo che oltre il 70% delle transazioni che noi facciamo in Italia sono su carta di credito, perché come sapete è un elemento molto importante. C'è anche la possibilità ovviamente di pagare con PayPal, a breve aggiungeremo tutti gli altri sistemi tecnologici che conoscete, che sono super avanzati per assicurare sempre un'esperienza di viaggio migliore e sempre più veloce e tranquilla. E l'altra novità importante è che tramite l'applicazione la ricevuta arriva immediatamente via mail, quindi non c'è più bisogno di collezionare il cartaceo, hai la ricevuta che ti arriva alla fine della corsa via mail e puoi dare un giudizio sia sulla qualità del tassista che ti ha portato, sia sulla qualità dell'auto sulla quale sei salita. Questo elemento è un elemento molto importante che ha rivoluzionato il modo di guidare dei tassisti che fanno parte di MyTaxi, perché ovviamente diventa tutto più meritocratico e all'inizio temevamo potesse essere un elemento magari che creava difficoltà. In realtà è stato ben percepito e ben apprezzato, perché finalmente quello che ci è stato detto dai tassisti che fanno parte di MyTaxi è: finalmente possiamo avere un giudizio qualitativo sul nostro lavoro, visto che noi siamo tranquilli e tutti i giorni per strada ci muoviamo e svolgiamo il nostro lavoro in maniera estremamente professionale.
Quindi questo è un po' per raccontarvi la storia e di dove siamo. Vi racconto solo un aneddoto su come è nata MyTaxi, perché è nata esattamente come la classica startup. Oggi MyTaxi ha, come vi dicevo, 600 dipendenti, 11 paesi, 100.000 tassisti, ma è nata 10 anni fa, nel 2009, ad Amburgo, perché due ragazzi erano andati a Monaco, sono usciti da una festa allegri, come potete immaginare, tardi la sera, quindi molto allegri, e non si ricordavano il numero di telefono del radiotaxi. E quindi lì è nata l'idea, perché non creiamo un'app che risolve questo problema e che ti consente di poter utilizzare la stessa tecnologia sia in città diverse sia in paesi diversi. E così è nata la storia di MyTaxi. Si sono chiusi in un garage, hanno sviluppato la prima forma di applicazione, i primi investitori sono stati Family, Fools and Friends, quindi le tre F inglesi, i primi investitori sono stati quindi gli amici, la famiglia e i pazzi che se la sono sentita di mettere soldi in questa applicazione, si sono affacciati al mercato, hanno regalato i primi smartphone ai tassisti e da lì è cominciata la storia. Nel 2014 acquisizione da parte del gruppo Daimler Mercedes. Bene, bene, grazie, ottima, una esposizione completa. Io direi, se non vi dispiace, faccio io le prime due domande. Posso, Barbara? Faccio volentieri, finta di essere un giornalista. Volentieri. Allora, la prima domanda è questa. Avete idea di portare al 100% i taxisti con carta di credito? E abbinata a questa, ad esempio, in Germania, qual è la percentuale di taxisti con carta di credito? È molto alta, nel senso che tramite l'applicazione si risolve completamente questo problema, quindi tutti i tassisti che aderiscono, che hanno già aderito, oggi partiamo a Napoli con una flotta di 200 taxi, quindi siamo molto contenti perché abbiamo cominciato a lavorare nella città poche settimane fa e abbiamo trovato un clima di entusiasmo e di voglia di lavorare e di provare un'esperienza diversa. Il tassista ovviamente MyTaxi ha sempre la possibilità di utilizzare la carta di credito perché paghi con l'applicazione e quindi questo è, diciamo, un elemento importante. All'inizio è stato proprio un elemento qualificante della nostra app quando siamo entrati nel mercato italiano nel 2015, perché sapete che è sempre stato un argomento critico, invece sì, l'app ti risolve completamente il problema. E ovviamente l'altro aspetto positivo che ha l'app come MyTaxi è che non paghi più un canone, ma paghi soltanto una percentuale sulla corsa che hai portato a termine e che hai portato a termine tramite l'applicazione. La percentuale in Italia è del 7%, noi oggi siamo già presenti a Milano, Roma e Torino, a Napoli sarà del 7%, fino alla fine dell'anno tutti i tassisti che aderiscono a MyTaxi non pagano nessuna percentuale. Bene, adesso tocca a voi. Non io vi ho ancora raccontato Simone... la strategia commerciale che abbiamo, che no, è sentiamo. Legata a Simone, e quindi prima di passare la parola a Simone racconto che a Napoli partiamo con una campagna del 50% di sconto fino all'8 di dicembre. E come si farà per avere il 50% di sconto? Nel profilo di ciascun utilizzatore dell'app c'è, entrando nel profilo, aggiungi buono, si aggiunge la parola magica, diventerà una parola magica, il tuo nome Verdi, e alla fine della corsa l'app ti darà direttamente lo sconto del 50% sulla corsa. Ci tengo a precisare che ovviamente non modifichiamo la tariffa. La tariffa, come sapete, le tariffe sono stabilite dai comuni di competenza. Quindi certo, nel comune di Napoli le tariffe sono stabilite dal comune di Napoli. Quindi come funziona? Sto facendo una corsa in taxi, arrivo alla fine della corsa e l'importo da tassametro sono 10 euro. Il tassista inserisce 10 euro sulla app, lancia il pagamento, il cliente che è dietro riceve un pagamento da 5 euro, MyTaxi integra gli altri 5, quindi è una strategia di marketing per noi che non toglie neanche 10 centesimi al tassista e che non modifica la tariffa. Lo sconto basta andare in alto nel profilo della propria app e c'è acquista e inserisci buono. Si inserisce Verdi, lo potete fare in diretta, e alla fine, quando userete il taxi, vedrete che l'importo della corsa sarà al 50%. Bene. Consentimi, Barbara, certo, questa meccanica poi comunque viene chiarita all'interno della campagna, che avrà certo, sia delle affissioni nella città di Napoli e provincia e anche un contenuto video che adesso in anteprima vi faremo vedere, che abbiamo girato con Simone qualche settimana fa, che ha, diciamo, come sfondo dei meravigliosi scorci della città, che lui credo si sia anche abbastanza divertito a girare. Quindi adesso volevo che, insomma, Simone ci raccontasse un po'
la sua esperienza con la città di Napoli con MyTaxi e poi magari facciamo anche vedere, certo. Facciamo anche vedere il video. Certo. Simone, sì, dici, allora, mi pare che non ti piaccia Napoli, vero? Non sei sempre chiuso in casa. Buongiorno a tutti innanzitutto. No, come ho già spiegato tante volte in altre interviste, sono venuto qui a giocare a Napoli, in una città nuova che non conoscevo, e il mio mestiere mi dà anche l'opportunità di avere parecchio tempo libero, e questo parecchio tempo libero lo sfrutto andando a visitare i punti della città che io e Laura, che è la mia fidanzata, riteniamo più opportuni da visitare. A Napoli c'è molto da visitare, non solo a livello di città in sé, ma anche a livello di arte, di tutto. Noi cerchiamo di, in questa maniera, di arricchirci il più possibile. E questa cosa ci sta piacendo molto, tant'è vero che molti miei compagni, tra l'altro, mi prendono in giro perché mi dicono che tra un po' sono pronto per fare la guida, perché ho visitato praticamente tutto. Però è una cosa che ci piace fare. Anche durante l'estate cerchiamo di fare dei viaggi per cercare di visitare città nuove, posti nuovi, culture diverse dalla nostra. È una cosa che ci piace fare e cercheremo di fare il più possibile. E poi per quanto riguarda la app MyTaxi, devo dire che il video che poi andremo a vedere mi ha divertito molto e sono stato anche onorato nel farlo, perché io sono arrivato qui da poco e essere già testimonial di una cosa così importante è sicuramente una cosa che fa onore. Bene, allora io direi che possiamo partire con le domande. Guido, vogliamo vedere, coordini magari, tu, vogliamo prima vedere il video? Come volete, vediamo il video, sì. Dai. Che bello spostarsi a Napoli. Il sole ti accarezza i capelli. L'aria di mare ti solletica le narici. E da oggi basta un gesto per andare ovunque. Non quel gesto. Prendi il telefono che hai in tasca. L'altra tasca. Con l'app MyTaxi basta un solo dito. E forza con quel dito. Con un gesto prenoti il taxi, paghi tramite app e hai la ricevuta via mail. E converti, hai il 50% di sconto. Guarda che bastava inserire il mio nome nell'app. Non c'era bisogno di portarmi con te. Laggiù. Scarica MyTaxi e risparmia subito il 50% inserendo il codice sconto Verdi. Nessun Verdi è stato maltrattato nel... Vai Guido, è il tuo momento. Sky! Buongiorno, buongiorno. Cominciare dalla signora Salvione, buongiorno. Buongiorno. MyTaxi, ma anche My Naples, no? Mio Napoli, perché l'identificazione poi tra la società e i tifosi è sempre più grande, più forte, si amplia la gamma di prodotti, di servizi, e si va a consolidare, no? Questo rapporto forte tra la società e i propri utenti, fruitori, tifosi. Sì, una delle cose che noi utilizziamo tantissimo, diciamo, nella nostra strategia commerciale, che i partner, soprattutto a livello internazionale, ci riconoscono, è proprio questa immedesimazione molto forte tra la squadra e la città. Tutte le principali squadre italiane ed europee dividono, diciamo così, il territorio con una squadra sorella barra coltella, no? Quindi noi abbiamo la fortuna di avere questa la città che, insomma, noi rappresentiamo al 100% e che si sente rappresentata dalla squadra. E la città di Napoli è di per sé un elemento che, ripeto, nella nostra strategia commerciale è un elemento di posizionamento molto forte, perché nell'immaginario di tutti, in tutto il mondo, Napoli rappresenta determinate cose, rappresenta determinati valori, rappresenta determinate bellezze, determinati sapori, gusti, e quindi questo, poter avere questa identificazione con il club
è per noi che cerchiamo di appunto far crescere il nostro brand a livello internazionale un elemento molto forte e molto importante. E l'altra cosa che appunto è per noi importante sono i nostri talenti, no? I nostri giocatori con i quali cerchiamo sempre di lavorare in maniera divertente, creativa, di inserirli nei nostri progetti e che i brand che lavorano con noi appunto grazie alla strategia commerciale del Napoli possono diciamo utilizzare, con i quali possono avere una identificazione ed un'immedesimazione molto forte. Per Simone, buongiorno, ciao Simone, non so se ci vai in taxi, ma a Genova ci vai, cioè, come stai? Allora, ho ripreso ad allenarmi con il gruppo, ma ancora non sto svolgendo a pieno tutto l'allenamento, diciamo che sono in una fase dell'infortunio in cui sto molto meglio, e ho recuperato quasi a pieno, ma ora vedremo, domani ci sarà un altro allenamento, poi il mister deciderà come gestirmi, ma io credo che alla fine si andrà dopo la sosta, nel senso che dalla settimana prossima comincerò a fare allenamenti regolari e per poi riprendere con il Chievo a pieno regime. L'ultima lascio ai colleghi, ieri sera una bella serata tutti insieme, c'era anche Carlo Ancelotti, sono cene che servono al gruppo. Quanto sono importanti, se magari ci racconti un po' come è andata. Le cene sono molto importanti, soprattutto quando poi si sta tutti insieme, si ha l'opportunità di vivere il gruppo al di fuori dello spogliatoio piuttosto che di ritiri, questa è una cosa importante, serve per conoscerci meglio, no? Perché poi sappiamo tutti che all'interno dello spogliatoio c'è chi si conosce meglio rispetto ad altri e queste cene servono soprattutto anche per conoscersi meglio e per poi riportare i rapporti che ci sono al di fuori e all'interno del campo, che servono sicuramente tantissimo. Sì, buongiorno, sono qui. Per la dottoressa Covilli volevo, lei prima parlava di 200 adesioni di tassisti a Napoli, siccome ho letto qualche mese fa c'è stata anche un'adesione dell'antitrust per cui c'è una liberalizzazione, cioè c'è la possibilità di non avere l'esclusiva con una singola compagnia, c'è un numero che vi siete fissati di adesioni, cioè puntate a una cifra di tassisti da avere a Napoli? Allora, non abbiamo un numero definito, ma in realtà quello che sta succedendo qua in città è che abbiamo una marea di richieste dal momento in cui noi siamo arrivati e ancora non avevamo lanciato ufficialmente. È una città dove effettivamente i turisti oggi stanno utilizzando tantissimo l'applicazione, da oggi ovviamente lo sapranno anche tutti i cittadini napoletani, ma grazie all'integrazione che abbiamo con Google Maps, quindi al fatto che se tu cerchi su Google Maps una destinazione ti appare My Taxi tra le soluzioni possibili da utilizzare, e grazie al fatto che siamo presenti in 11 paesi europei, per cui molti dei turisti che vengono a Napoli sono ovviamente inglesi, irlandesi, spagnoli, portoghesi, il primo gesto che fanno è vedere se l'app funziona anche nella città dove stanno arrivando, e quindi oggi ovviamente ci auguriamo di riuscire a avere un buon riscontro dai tassisti in modo da essere in grado di coprire le esigenze dei passeggeri che scelgono questo strumento per muoversi in città. Una per Simone, al di là poi del numero che ci darai, perché dobbiamo dire a tutti i napoletani che vogliono prendere il taxi di chiamarti, no, per farli salire a bordo, volevo chiederti, l'altro giorno, qualche giorno fa, Ancelotti, parlando della forza di questa squadra, ha detto probabilmente non l'abbiamo ancora scoperto, non abbiamo ancora capito qual era la vera forza di questa squadra. Tu hai questa sensazione, secondo te c'è un traguardo, un punto che il Napoli può fissarsi, o è davvero così si sta sviluppando giorno dopo giorno? Ma io credo che parlasse soprattutto del margine di miglioramento che ha a disposizione questa squadra, che è elevato, già il livello in questo momento penso che si veda soprattutto da quando siamo partiti a inizio stagione, la squadra è migliorata tantissimo, abbiamo trovato un assetto di gioco che ci permette di fare risultati importanti e di essere padroni del campo in alcuni momenti della partita. Ci sono tantissimi margini di miglioramento perché soprattutto all'interno della squadra ci sono tanti giocatori giovani, giocatori che magari in passato hanno avuto poco spazio, che invece con questo mister stanno trovando un pochino più di minuti di gioco, ma la cosa più bella è che all'interno di questo gruppo il gioco non cambia a seconda degli interpreti che ci sono in campo. Io penso che si sia visto, perché il mister può, come si dice, pescare all'interno di una bolla e mettere 11 giocatori in campo, ma il risultato non cambia.
e questa è una cosa positiva, e la cosa bella è che ci sentiamo tutti all'interno di questo progetto e cerchiamo di fare il meglio per arrivare il più lontano possibile in tutte le tre competizioni. Ciao Simone, in diretta sulla radio ufficiale, portaci nel tuo taxi, noi siamo dei turisti, che zone di Napoli ci porti a vedere subito? Cosa, quali zone hanno colpito te e Laura e quali magari piazze? Ma una zona che ci piace molto è il centro storico, girare a piedi nella via di San Gregorio Armeno dove ci sono tutti questi negozietti, è una particolarità della città. Ma quella è area pedonale col taxi. però a noi piace tantissimo quella zona, spesso ci andiamo anche se anche solo per fare una passeggiata, è una cosa che poi a Laura l'area natalizia ha sempre attirato, è una cosa che a lei piace molto, è una cosa che ci rende felici. E due calcistiche per te, il presidente De Laurentiis parlando di Champions ha parlato di notti magiche, quanto è bello vivere queste notti magiche? E alla luce della classifica, Napoli che comunque è primo, ritieni che ci siano grandi possibilità per provare davvero ad andare agli ottavi di finale? Avete la consapevolezza che nel girone della morte questo Napoli invece può fare grandi cose? Beh, abbiamo dimostrato di essere all'altezza delle altre due grandi e non per niente siamo lì. Abbiamo fatto risultati importanti e quindi abbiamo dimostrato di poter arrivare agli ottavi. Ora noi dobbiamo fare al meglio le due partite, dobbiamo pensare prima di tutto ora alla partita che viene di Genova, che è una partita importante e difficile, e poi pensare alle altre che vengono prima e poi pensare alla partita in casa con la Stella Rossa, che è una partita importante per noi, che dobbiamo cercare di vincere, e poi vedremo anche gli altri risultati come saranno. Notti magiche sì, che sarebbe meglio vivere all'interno del campo e non della tribuna. Peccato, perché è stata una notte veramente fantastica da pelle d'oca. Per la prima volta ho visto un San Paolo pieno, non mi era mai capitato, e devo dire che è stata un'emozione veramente forte. E allora Genoa-Napoli, che insidie può nascondere questo match che segue ovviamente quella notte magica col Paris Saint-Germain? Che tipo di partita può venire fuori? È una partita difficile, perché arriviamo da una partita dove abbiamo espresso tanto, abbiamo perso tante energie fisiche ma soprattutto mentali, e questi giorni servono per ricaricarci e prepararci al meglio alla partita con il Genoa. Scordiamoci che il Genoa arriva da due sconfitte, una al 90° con il Milan e l'altra una sconfitta brutta in casa sempre a San Siro con l'Inter, e quindi sicuramente loro davanti al loro pubblico ci terranno a fare un risultato importante, e quindi noi dobbiamo essere pronti, cercare di mettere prima di tutto in campo la stessa cattiveria e poi la qualità spero che venga fuori. Repubblica. Sì, eccomi. Prima una domanda per la dottoressa Covilli. Volevo chiederle una mia curiosità. Lei ha detto siete in 100 città europee. È la prima partnership calcistica questa che fate? Sì, a livello europeo. Prima come mai avete puntato sul Napoli come prima partnership calcistica? È perché Napoli rappresenta tantissimo la città di Napoli. Appunto, come dicevo prima, vogliamo essere percepiti come un brand locale. È importante per noi in ogni città dove lavoriamo. Siamo My Taxi a Milano, My Taxi a Roma, My Taxi a Torino, My Taxi a Napoli. È la prima città del sud in cui apriamo, anche questa è una scelta molto importante. Vogliamo continuare a crescere anche nel sud, quindi non sarà l'ultima apertura che faremo. L'anno prossimo comunque abbiamo un piano di espansione molto intenso e siamo assolutamente certi del fatto che sposare una squadra di calcio come il Napoli qua ovviamente ci permetterà di essere percepiti come diciamo parte del tessuto locale, ed è esattamente quello che noi vogliamo. Faccio un esempio: se andate a Londra, noi lavoriamo con solo ed esclusivamente i black cab londinesi, che sono i classici taxi, no? Nell'immaginario collettivo il taxi è sempre rappresentato come il macchinone nero dei taxi che ci sono a Londra, e anche quello fa percepire il brand come un brand locale. In questo caso ovviamente, sposando il calcio, vogliamo entrare nella città di Napoli dando un messaggio molto forte: noi ci sentiamo parte di questo tessuto, vogliamo anche a Napoli mettere a disposizione la nostra tecnologia, dare la possibilità ai tassisti di lavorare in un modo diverso, dare la possibilità ai tantissimi turisti. Pensate che in contemporanea, mentre noi stiamo parlando, noi ovviamente la notizia dell'apertura di Napoli viene data in tutti i paesi europei in cui siamo presenti e in tutte le città in Europa in cui siamo presenti, appunto perché Napoli ha un indotto turistico
fondamentale e per la prima volta presentiamo a tutti i nostri passeggeri di tutto il mondo questa partnership che abbiamo scelto di fare con il Napoli Calcio, quindi è stata una scelta importante, meditata e apprezzata anche, diciamo, da tutto il nostro quartier generale in Germania. Una anche per Verdi, ciao Simone. No, volevo chiederti, adesso hai detto questa sosta la utilizzo per mettermi a posto, poi quelle future vorrai chiamare un taxi per Coverciano, è un tuo obiettivo tornare lì? No, ma quello è una conseguenza di quello che poi si fa sul campo. Io cerco di lavorare al meglio per dare un contributo alla squadra, e se poi il contributo sarà un contributo positivo deciderà il CT della nazionale se convocarvi o meno, ma io penso al Napoli a fare bene con questa maglia. Prima dottoressa Salvione, buongiorno, e poi Simone. Dottoressa, il successo internazionale del Napoli è stato agevolato da questi accordi, da queste partnership all'estero così importanti? Sicuramente sì, perché quando si fa una partnership di solito si cerca di fare una partnership, no, come si dice, win-win, in cui sicuramente per il partner ha senso e porta vantaggio associarsi al Napoli, ai colori della nostra maglia, ai nostri giocatori, ma anche per il club ha senso legarsi a quel brand, perché a volte permette appunto di entrare in alcuni mercati, perché a volte aggiunge qualcosa al posizionamento. Ad esempio, lavorare con MyTaxi, che è un'azienda internazionale con una forte propensione all'estero, con una sede appunto estera, per noi che stiamo lavorando tantissimo per spingere il nostro marchio verso l'internazionalizzazione, è un elemento fondamentale. La possibilità di poter comunicare la partnership in altri paesi aggiunge valore anche al nostro brand, così come ha aggiunto valore al nostro brand, ad esempio, in questi ultimi anni, fare degli accordi con i nostri giocatori nei paesi di origine dei giocatori stessi. Quindi abbiamo fatto ad esempio degli accordi con Mertens per il Belgio, con Milik e Zielinski per il mercato polacco, e questo ovviamente fa crescere la notorietà e la conoscenza del brand Napoli da parte dei tifosi locali, con un conseguente aumento dei numeri di quelli che appunto ci seguono sui social, ci seguono sui nostri canali, comprano i nostri prodotti, eccetera. Quindi sicuramente la crescita del brand va di pari passo con la scelta anche delle aziende e dei partner con cui lavoriamo. Simone, innanzitutto ti volevo ringraziare per il 50% di sconto fino all'Immacolata, quindi è già un fatto pagherà importante. Tutti lui, non lo sa, ma pagherà tutti lui. Dottoressa, anche su una corsa tipo per Milano, per Napoli, cioè se una corsa da 500 euro, 250? Allora c'è un limite di 150 euro. No, scusate, prego. Vai. Chiedevo così. Stavo già vacillando. Simone, oltre ai luoghi ne abbiamo già parlato, cosa ti ha colpito maggiormente di Napoli e del Napoli? Allora, del Napoli come società o squadra, spogliatoio, tutto. Napoli città, Napoli società. Allora, Napoli città è una città completamente diversa da tutte le altre, è una città che bisogna venirci a cercare di vederla dal vivo, perché proprio è una città completamente diversa da tutte. Una città che secondo me vale la pena visitare, girare, perché è una città che ti può lasciare tanto, come sta lasciando me e anche alla mia fidanzata. Devo dire che prima di venire c'era un pochino di paura, ma per quello che si sente dire, però devo dire che da quando sono arrivato i napoletani mi hanno subito accolto benissimo e ci fanno sentire parte proprio della città, questa è una cosa positiva. Sì, sono veramente solo luoghi comuni che purtroppo ci sono, però io che la sto vivendo devo dire che ho scoperto una città bellissima e che vale la pena visitare. Vi siete persi sei mesi, era meglio venire a giocare. Aspetta, del Napoli una cosa che mi ha colpito molto, parlo a livello di spogliatoio, devo dire che ho trovato un gruppo umile, un gruppo veramente che si mette a disposizione e che mi ha fatto subito sentire parte importante. E devo dire che arrivando in una grande squadra dove ci sono grandi campioni pensavo fosse diverso, pensavo ci fosse magari un po' più di, non,
non di umiltà, ma pensavo ci fosse magari un po' di puzza sotto il naso, invece questo devo dire che non c'è. Questa è una cosa che mi ha colpito parecchio, che mi ha fatto piacere vedere. E questo è Napoli. Le ultime due, Cronache di Napoli e Canale 8. Salve, buongiorno. La prima per la dottoressa Salvione. Volevo chiedere a che punto è la crescita del Napoli sul mercato asiatico e sul mercato sudamericano e come si posiziona rispetto agli altri club italiani. Allora, da circa un annetto e mezzo fa, noi siamo partiti, 2 anni fa esattamente, siamo partiti con lo sviluppo internazionale. Abbiamo fatto, tanto per iniziare, una ricerca che ci dava un po' un'idea di quelli che fossero i numeri della nostra tifoseria in giro per il mondo. Abbiamo scoperto dei bacini molto forti. Lei ha nominato il mercato sudamericano, che è uno dei mercati in cui abbiamo scoperto di avere tantissimi tifosi, in paesi come il Messico, Central America e tutto il Sud America. L'Asia anche, l'Asia è un mercato, diciamo, molto complicato, perché in questo momento è fortemente drogato dal punto di vista calcistico. Tutti i grandi brand sono già partiti, tutti i grandi brand cercano di fare più o meno le stesse cose, il mercato, diciamo, della regolamentazione è molto ambiguo e molto vago, si passa da momenti in cui il focus sul calcio sembra essere, no, al 100% a dei momenti in cui questa cosa subisce, diciamo, delle frenate. Noi stiamo lavorando, siamo partiti in entrambi i mercati con dei nostri canali di comunicazione. Ad esempio la Cina ha dei canali social diversi, non c'è Facebook, non c'è Twitter, non c'è Instagram, hanno dei canali locali con i quali noi siamo partiti, abbiamo aperto i canali ufficiali Weibo e WeChat della squadra, abbiamo aperto i canali ufficiali di alcuni nostri atleti, e quindi, diciamo, sono adesso, dopo 2 anni di lavoro, incominciamo ad avere dei risultati, diciamo, interessanti anche dal punto di vista commerciale. Abbiamo aperto un'academy sul territorio cinese, che è un altro dei grandi filoni che è importante seguire per avere una presenza marketing. Sul mercato sudamericano che lei mi citava, anche lì stiamo comunicando in portoghese con dei nostri canali, con un focus, diciamo, una geolocalizzazione dei contenuti molto forte da un annetto a questa parte. Devo dire che è uno dei mercati in cui i nostri tifosi rispondono meglio e molto in termini di interazione, di engagement. Ovviamente è un percorso, diciamo, molto, molto lungo, che abbiamo iniziato in un po' in ritardo rispetto ad altre realtà, che però, complice anche i risultati della squadra, complice i nomi che abbiamo in rosa, complice l'arrivo del nostro mister, complice il lavoro che stiamo facendo, sta comunque andando avanti abbastanza velocemente. Quindi spero poi, insomma, nel prossimo futuro di poter anche annunciare accordi commerciali che ci daranno, insomma, ulteriore visibilità nei mercati esteri. Sì, Simone, volevo chiedere, a parte la partita con l'Empoli, il Napoli ha fatto fatica a concretizzare la mole di gioco prodotta. Quando ti sarai ripreso, che contributo potrai dare in zona gulla? Sì, è vero, nelle ultime partite, non contro l'Empoli ma contro il Paris Saint-Germain, soprattutto nei primi 20 minuti del secondo tempo, e contro la Roma, abbiamo fatto un po' fatica a concretizzare le occasioni, ma penso che sia un momento, perché sono giornate che nascono così e che purtroppo fai quando la palla non vuole entrare, non entra. Io infatti con la Roma pensavo, a un certo punto ce l'avevo data su, ho detto madonna, stasera non entra, invece poi siamo riusciti a pareggiarla. E contributo spero di, io come ho detto prima, lavoro al meglio per cercare di portare un contributo importante alla squadra. E poi è logico che quando il mister poi ti chiama, ti mette in campo, devi essere bravo a sfruttare le occasioni che hai, ma quello avviene solo se durante gli allenamenti e durante la settimana ci si allena in un certo modo. E devo dire che questa squadra non ha mai mancato un appuntamento in ogni giornata in allenamento, perché si allena sempre al 100% e penso che i frutti si stiano vedendo. Canale 8 per la chiusura. Sì, sono qui. Da donna a donne, alla dottoressa Salvione e alla dottoressa Covilli.
L'obiettivo è evidente, quello di insomma inserirsi bene nel territorio e prendere posizioni importanti, ma nell'ambito di una azienda internazionale. E allora la mia domanda è: avete immaginato anche qualche evento particolare, qualcosa di particolare in occasione delle partite internazionali del Napoli, nelle partite di coppe europee, quando magari ecco ci può essere un importante turismo sportivo e magari i tifosi che vengono dall'estero possono essere invogliati all'utilizzo della vostra app? Sì, ci stiamo lavorando, ovviamente sono strategie commerciali che metteremo in campo a brevissimo. Ovviamente il nostro intento è di riuscire a portare tutti gli stranieri che verranno a Napoli in occasione delle partite allo stadio in maniera diciamo tranquilla, fluida, eccetera eccetera, dandogli la possibilità di utilizzare la nostra app e magari di avere anche delle ottime agevolazioni. Questo ci consente, ed è uno dei motivi per cui siamo molto felici di aver fatto questa partnership, di fare anche una comunicazione negli altri paesi, cioè di comunicare che in caso della partita tal dei tali ci saranno taxi magari con scontistiche particolari per andare allo stadio, iniziative di questo tipo sicuramente le faremo. È un percorso che stiamo iniziando oggi, quindi per chi ci conosce, per chi ha già utilizzato l'app, sa che in tutte le città in cui siamo presenti facciamo tantissimo lavoro anche seguendo gli eventi locali, cioè supportando e facendo mobility partner di grandi eventi locali. In questo caso abbiamo sposato proprio la società Napoli, quindi ovviamente imposteremo delle strategie in questo senso. E per noi è molto importante anche comunicare all'estero il fatto che in Italia e oggi anche a Napoli, che vi assicuro è una città percepita all'estero in una maniera incredibile, perché il turismo, il turista è piena di turisti Napoli, e i turisti amano venire a Napoli, quindi la percezione che hanno della città è enorme, bella, e c'è interesse e c'è entusiasmo, e poter oggi offrire una soluzione tecnologica avanzata che già è presente da molti anni in altri paesi, per noi è motivo di grande orgoglio, devo dire. Grazie. Per Simone Verdi da Bologna, che giri molto bene sempre a piedi o in bicicletta, a Napoli che ovviamente magari ha bisogno di le quattro ruote del taxi. Dalla provincia alla metropoli cambia tutto, la metafora non è solo chiaramente legata alla città ma anche al calcio, aspettative, tensioni. Tu a che punto sei del tuo processo di integrazione nel passaggio da queste due realtà? Beh, certo, bisogna creare un altro tipo di mentalità, senza nulla togliere al Bologna, alla società Bologna. Qui a Napoli si gioca e si entra in campo per cercare di competere a cose completamente diverse rispetto a quando scendevo in campo con la maglia di Bologna, ed è una cosa che viene man mano che giochino. Quando io subito dal primo allenamento ho capito che c'era da mettere in campo un qualcosa in più, ma poi lo si acquisisce giorno per giorno allenandosi anche quotidianamente con i campioni che abbiamo in rosa, e devo dire che anche a livello personale è una cosa molto bella, perché ti spinge a fare un qualcosa in più, soprattutto rispetto a quello che facevi a Bologna. Questa penso che per un calciatore sia una cosa bellissima, e sia una cosa che fin da bambino e tutti i bambini sognano di poter fare un giorno. Bene. Volevo sottolineare che Giordano, come ha saputo dello sconto, già attivato, spullato il telefono, già attivato, adesso torna in taxi. Corriere dello Sport non danno più i rimborsi, mi pare, no? Non li danno da Castelvolturno è previsto, vero? Allora chiudiamo con una serie di firme che Simone, se per favore, senza farti pagare, puoi fare sulle singole maglie, e vi ringraziamo molto. Approfitto per dire ai colleghi che noi eccezionalmente domani faremo la conferenza stampa, perché poi il mister non parlerà per 15 giorni almeno, e quindi domani alle 12.30 vi aspettiamo. 12.30. Grazie. Quasi. Ciro,